Ora è il momento di andare a Spoleto per le notizie che ci arrivano dal comune. Abbiamo Marco Rambaldi, buongiorno Marco, eccoci qua. Allora, in primo Buongiorno. piano parliamo di due nuove uscite del percorso della mobilità alternativa che collega alla Rocca, quindi una cosa importante, dici? Sì, esattamente. Dopo una piccola cerimonia in programma oggi alle ore 12 verranno aperte le due uscite intermedie del percorso meccanizzato Ponzianina Rocca. Le due uscite collegano le scale mobili con la zona di Via Vaita de Domo e Piazza della Madonna degli Orti. L'altra uscita serve invece la zona di Via del Seminario, Piazza della Signoria e Piazza Duomo. Questo per quanto riguarda la cerimonia di oggi. E poi tanti appuntamenti, ma cominciamo con il carnevale. Esattamente, domani in occasione del 187° Carnevale Spoletino, a partire dalle ore 14:30, musica, animazioni nelle feste di quartiere, in programma San Martino in Trignano, Bagliano e Arrione Casette. Sempre per il Carnevale, l'evento finale in Piazza Garibaldi, Corso Garibaldi e Via dei Gesuiti, dalle ore 15, la seconda edizione di Cane Vale, iniziativa a favore degli amici a quattro zampe, con una sfilata di cani e padroni in maschera. Il ricavato sarà devoluto al Canile Municipale di Spoleto. Sabato a Casa Menotti, in Piazza Duomo, alle ore 16 e poi alle ore 18, in occasione della 19ª edizione del Festival Pianistico di Spoleto, è in programma Acquario, concerto per pianoforte di Egidio Flamini. Domenica alle ore 11:30, visita guidata della Spoleto Card a Palazzo Collicola, dove sarà proiettato il video Sculture nella città e dove si potranno visitare le sculture della celebre mostra ideata da Carandente. E ancora domenica al complesso di San Nicolò alle 16:30 per la sesta edizione di Teatro Famiglia, la compagnia Teatro Le Onde mette in scena la celebre fiaba del gatto con gli stivali. Da Spoleto è tutto, grazie per l'attenzione fino allo studio.